Eccoci all'ultima parte del mini corso per creare questa bellissima Explosion Box in cui decoreremo e monteremo i vari livelli. Trovate nelle info gli altri due episodi precedenti. Partiamo dal coperchio, dove possiamo applicare vari elementi sovrapposti, come forme geometriche e sagome. Io incollo questi tre fiori, il cui tutorial si trova sempre nelle info, insieme ai materiali che ho usato. Visto che è un progetto per la festa della mamma, inserisco una scritta apposita, decorata poi con dei micro glitter. Su tutto il bordo applichiamo questo nastro con pompon, che dà un'aria di festa. Terminiamo con degli enamel dots. Dedichiamoci al primo livello della base, che decoriamo con sagome di cartoncino e con gli elementi presenti nel set di carte usate per rivestirla. Possiamo anche aggiungere dei particolari con una penna a gel. Usando dei punch possiamo ritagliare gli elementi in diverse forme. Facciamo lo stesso con il secondo livello, incollando tutto con la colla stick o vinilica. Ora possiamo unire il primo e il secondo livello, sempre con la colla vinilica, facendo attenzione a posizionarlo bene al centro. Eccoci con il terzo livello, che decoriamo come gli altri. Inseriamo le decorazioni anche nelle finestrelle. Quindi procediamo ad aggiungere il livello a quelli precedenti. Ora prendiamo il quarto ed ultimo livello, che decoriamo con gli elementi. Usiamo due cartoncini per creare delle targhette da inserire nelle tasche. Ed ecco che possiamo aggiungere il livello agli altri. Costruiamo ora il pacchettino regalo da mettere al centro, che conterrà il nostro piccolo pensierino. Queste saranno le parti da ritagliare per chiudere la scatola. Cancelliamo le tracce di matita,
marchiamo le pieghe e con la colla stick vinilica chiudiamo le pareti. Questo sarà invece il coperchio. Quindi procediamo come prima tagliando i lati. Piegando. E montando tutto con la colla. Ed ecco i due pezzi pronti. Sul fondo della scatolina applichiamo due nastri a croce, fermandoli con un pezzo di biadesivo. Ed ecco che possiamo incollare il pacchetto al centro della scatola. Spero che il mini corso vi sia piaciuto. Vi aspetto per un nuovo bellissimo progetto. Non mancate!